A bocce ferme, come analizziamo la partita di domenica scorsa? Intanto era importante ripartire bene dopo la sconfitta in casa che aveva lasciato un po' il segno sul morale dei calciatori e soprattutto anche, insomma, per la società, per la piazza. E sapevamo di affrontare una squadra difficile come la squadra lì Alto Atesina e penso che la prestazione della squadra sia stata fatta con molta attenzione, con molta applicazione, molto compatti e soprattutto abbiamo cercato di vincere questa partita da squadra prima in classifica, grande dimostrazione di qualità, di spregiudicatezza, squadra che ha sempre cercato di vincere la partita sin dall'inizio. Che cosa le è piaciuto di più dei suoi ragazzi? Ma intanto il risultato, che era importante farlo, ma soprattutto diciamo che ha saputo soffrire nei momenti di difficoltà che questa squadra ci ha creato, specialmente nella parte finale della gara, ma soprattutto la convinzione nei propri mezzi per cercare di portare in fondo questo risultato. I ragazzi come stanno a livello di morale adesso? Ma io non li ho ancora visti, ma penso, insomma, domenica dopo la partita erano molto euforici, chiaramente a fine gara, dopo una gara così molto impegnativa. Era normale, però insomma è bene rimettere a posto tutto, ripartire con umiltà, con impegno, come abbiamo fatto la settimana scorsa, e cercare di non disperdere troppe energie e pensare solo alla vittoria di domenica scorsa, no? Dobbiamo continuare a vincere. E a livello fisico come stanno? Ma domenica mi sembra che abbiano fatto una buona partita anche come intensità, e è chiaro che c'è sempre da migliorare, però direi che il fatto che non ci sono infortuni, che non ci sono contrattempi è già una cosa positiva. No, Questa settimana sono previste amichevoli? lavoreremo solo per quanto ci riguarda sul piano tattico, cercheremo di mettere a posto alcune situazioni che vanno migliorate, perciò lavoreremo per conto nostro.